Buongiorno Ledeva e bentornate sul Music Italia, ciao! Ciao, ciao! Ciao ragazzi! Diciamo che oggi mi sento ancora di più beato tra le donne perché siamo in una situazione così particolare, beato tra le donne virtualmente. L'importante è che ci siamo, Però tesoro! dai, ci siamo, Simo! E Benissimo. quando ci siamo, ci siamo! E lo sappiamo, già appunto, Tu lo brillare da sai! solo, nuovo singolo con un messaggio davvero importante che in un momento come questo assume una valenza ancora più particolare. Chi me ne vuole parlare? Chi ne parla, ragazzi? Vai, Verdi, sei Vai! partito. Vai. Vai! Beh, Brillare da sola è una canzone che era in realtà nel cassetto da un po' di tempo e aspettavamo proprio il momento giusto per farla uscire fuori da questo benedetto cassetto e è arrivata proprio nel momento giusto, dopo un po' di silenzio da parte dell'Edeva, silenzio chiaramente non voluto ma forzato per forza di cose, e quindi è anche un modo per cercare di dare forza alle persone, no? Che vorranno ascoltare questa canzone, che in realtà non vuole altro che essere un invito alla ricerca della propria luce interiore, a prescindere dagli altri. E quindi ci sembrava un bel modo per poter ritornare a far sentire la nostra musica alle persone. Sì, è un invito poi a credere in se stessi, diciamo un. E Assolutamente sì. forse ne abbiamo avuto bisogno nel periodo del lockdown e forse ne abbiamo bisogno anche adesso per tutto quello che sta succedendo. Quindi ancora una volta siete precorretti i tempi. È un terno al Sì. lotto, Simone. È un terno al lotto. Adesso bisogna semplicemente cercare di. Onestamente, io penso che noi italiani abbiamo fatto comunque le cose fatte per bene, anche se poi siamo sempre critici e tendiamo sempre a dirci: ecco perché bisogna. Però rispetto comunque, dai, secondo me rispetto al resto del mondo siamo stati bravi. E bisognerebbe semplicemente, ok, è così, stringiamo i denti, andiamo avanti, perché comunque il Covid esiste, quindi esiste, c'è. Non si può sicuramente tornare alla situazione di prima e se non vogliamo tornarci, bisogna semplicemente seguire ancora bene qualche regolina e tutto andrà bene, perché noi siamo gli italiani, comunque gli italiani, la gente, gli esseri umani hanno questo potere, insomma, di riuscire a unirsi, fare gruppo, anche se siamo distaccati, per poter passare le avversità. Quindi anche da soli possiamo brillare e poi sentirci sempre uniti, insomma. Certo, tra l'altro brillare da sola è anche un inno alle donne, in un momento Sì. in cui si riflette quello che è il ruolo delle donne nella musica, perché voi da un certo punto di vista siete un esempio di quello che può essere anche la solidarietà femminile nella musica, però più volte si è detto, beh, ci sono un po' troppe poche donne, qual è il vostro punto di vista? Beh, ci sono sì, poche donne. Noi, come avete visto, siamo la prova vivente che c'è solidarietà, che c'è sorellanza, che si può lavorare, che siamo piene di talento, piene di passione. Noi potremmo scalare le montagne più alte. Noi donne possiamo fare tutto. Tutto. Beh, Vero? diciamo che lo avete dimostrato più e più volte, prima parlavamo del fatto che avete precorso i tempi anche per certi aspetti, ma perché forse ci sono così troppe poche donne, anche dal punto di vista, come dire, autorale? Spesso e volentieri si parla di autori uomini, ma sono veramente poche le donne che scrivono nel vero senso della parola le canzoni. Beh, però sai Eh? cosa? Penso che anche forse sia più difficile interpretare le canzoni, Certo. perché cantare una canzone che è stata scritta dall'artista stesso è facile, passami il termine, perché viene da te, ma interpretare una canzone scritta da terzi in realtà è più difficile ancora. Quindi noi diamo Noi siamo riuscite con la nostra unione, le nostre forze, a dare un'interpretazione a un pezzo molto bello e molto forte. Però quello che dice Simone, correggetemi se sbaglio, io ho capito cosa intende dire, nel senso che si legge spesso scritto da Tizio e Caio, non Tizia e Caia, perché in realtà non credo che ci siano poche donne che lo fanno. Adesso io questo guarda, mi è venuta una curiosità.
mi piace non dire che non mi piace ripetere sempre che siamo in un paese maschilista, perché le donne si stanno facendo un paiolo così che ormai voglio dire basta parlare di queste cose. Però su però, certe cose il maschilismo esce fuori ancora. La realtà però c'è, e vorrei capire in effetti, Simo, dimmelo tu, se i numeri danno ragione a te nel fatto che ci sono poche donne che lo fanno perché appunto culturalmente c'è stato poco spazio per le donne, oppure perché in realtà ci sono ma vengono cagate poco. E quindi maschilismo. Cioè, questo non lo so. Approfondire, è un discorso assolutamente da approfondire. Voi siete la risposta, però diciamo che appunto ci sono anche degli uomini che scrivono molto bene per le donne, ed è il caso appunto di singolo, cioè Tony Maio. Si tratta anche di sensibilità, molti uomini hanno una sensibilità molto femminile, cioè che si avvicina alla nostra sensibilità, insomma. Certe cose ovviamente le possiamo sentire solamente noi. mi dispiace, ci mancano solo quelle a voi. Poi siamo a posto. Però secondo me di donne che scrivono ce ne sono tante, sono purtroppo nascoste, non sono sotto il riflettore. Certo. E anche noi Deva, diciamo, beh, insomma, Laura è... chiaramente lo sanno tutti che scrive le sue canzoni da quando era una bimbetta, no? E io scrivo anche Laura, anche Greta e Roby, in questo prossimo disco delle Deva ci saremo tutte e quattro come anche autrici dei nostri brani. Già nel primo disco ci sono dei pezzi nostri e quindi ecco, noi portiamo avanti anche il girl power dal punto di vista della esattamente scrittura. Però diciamo che ha fatto un ottimo lavoro Tony Maiello. Io trovo una certa affinità fra voi e quella che è la scrittura di Tony. Sì. Beh. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tony è una persona, è un uomo molto sensibile, ecco. Un uomo molto sensibile e molto vicino alla sensibilità delle donne. Più che altro che sa descrivere la sua sensibilità con penna e foglio in modo molto sensibile. Ma Tony è una persona molto empatica, proprio è empatico proprio in quello che riguarda tutti gli aspetti della sensibilità umana. Quindi secondo me Tony riesce in una canzone che magari, allora ovvio se la pensa proprio per te, lui riesce a leggerti in qualche modo dentro ed è pazzesco, è un suo punto di forza quello. Ma anche metti che lui vuole semplicemente scrivere una canzone dove parlare proprio di alcuni tratti, di quello che ci succede alla gente in generale, che poi abbastanza sono molto comuni, che poi la canterà uno, la canterà quell'altro, bene o male si ritrovano un po' tutti quanti, perché ha questa empatia, questa forza di riuscire a scrivere e quindi le persone riescono a leggere molto facilmente quelle cose che lui scrive, nei sentimenti. Sì. Devo dire che noi comunque siamo state fortunate con gli uomini autori, cioè anche per esempio la vicinanza insomma, che abbiamo con Marco Rettani, che è l'autore guida del progetto Deva, poi lo ha sposato, lo ha abbracciato con Marco, insomma dal primo pezzo delle Deva abbiamo lavorato insieme, ecco lui è un altro che assolutamente riesce a leggere nel nostro intimo. No? Quindi siamo state proprio fortunate, quindi grazie Tony, grazie Marco, grazie a tutti. Esatto. Io vorrei aggiungere una cosa, si dice sempre che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Quindi... Assolutamente. Hai detto una grande verità. Se dovessimo invece parlare della situazione che sta vivendo oggi la musica, voi già dal 21 di giugno, da quando ci fu la festa della musica, avete posto l'attenzione anche sulla difficoltà e sulle difficoltà soprattutto delle maestranze, di chi sta lavorando e di chi sta vivendo un momento così negativo. Oggi come la vedete, visto che le istituzioni comunque non hanno risposto? Ma io vedo che le istituzioni non rispondono a tante richieste che fa comunque il popolo in generale, quindi... secondo me è una questione che non si può risolvere dall'oggi al domani, infatti semplice, è normale, ci vorrà del tempo, è giusto anche che perché però è una situazione imprevedibile, sì, cioè, è difficile gestire una roba una situazione così. No, la cosa che ci si può augurare è che con questa brutta cosa che è successa, che comunque ci sta colpendo e che ha colpito tutto il mondo, la cosa che si può sperare è che almeno adesso si è fatta un po' più di risonanza, di cassa di risonanza per quanto riguardano alcuni problemi
in questo caso qua appunto quello dei musicisti di alcuni insomma settori della musica. Quindi da qui in poi ci si può cominciare a pensare di più rispetto magari al passato, ecco, quello si può sperare, che da qui in poi ci sia un po' più di attenzione. E non si ricommettano gli errori. Sì, sono assolutamente d'accordo. Verdiale, dal giudice, che in genere tu sei la più riflessiva da questo punto di vista. Sì, Verdi. Sì, devo dire la mia su sì, questo. No, nel senso, anche prima ho risposto a una domanda simile in un'altra intervista, dicevo che divento polemica invece su questa faccenda, perché in realtà credo che purtroppo il problema del nostro paese sia proprio culturale, cioè che la musica non viene mai, la musica, lo spettacolo in generale, non viene da sempre considerato come un reale lavoro, no? E quindi purtroppo è proprio una radice culturale malsana che bisognerebbe estirpare, perché ci sono un sacco di paesi come la Francia, per esempio, che riconosce una disoccupazione, no? Agli artisti che dichiarano un tot di spettacoli all'anno. In Italia questa è una cosa che non esiste, per esempio. C'è poca attenzione per l'arte, per la musica, dal punto rispetto di vista della tutela del lavoratore. Ok? Credo e spero che questa pandemia mondiale porti anche adesso all'attenzione questa problematica circa i lavoratori dello spettacolo, quindi cercare di mettersi un attimino a posto, no? Da un punto di vista della tutela del lavoratore, da tutti i punti di vista, perché ecco, la musica è uno dei settori maggiormente colpiti, quasi il 100% del fatturato ha perso la musica, la gente non sa come portare il pane a casa e tutti quanti hanno il diritto di poterlo fare, quindi bisognerebbe iniziare a concepire questo mestiere come un mestiere. L'ultima domanda è per Roberta. Per festeggiare la fine dell'emergenza, c'è un luogo dove ti piacerebbe cantare questo brano? Ma sicuramente mi piacerebbe tornare sul palco con le ragazze. Sì. Quindi questo sicuramente, ti dirò, sicuramente nella mia città. A Brescia. Eh sì. Bene, io non posso che ringraziarvi. Buona musica, grazie alle Deva e a presto. Grazie ragazzi. Ciao, un bacio agli amici di Music Italia. Ciao Music Italia. Ciao.